Mezzanotte 13 in questo momento, buonasera, benvenuti al telegiornale. Telegiornale che si apre parlando di quello che avverrà domani, ovvero la giornata di sciopero generale, 8 ore di sciopero generale, 50 manifestazioni in altrettante città italiane. Susanna Camusso sarà a Torino, mentre Carmelo Barbagallo della UIL sarà a Roma. Ma è stata una vigilia di sciopero molto tesa e caratterizzata in particolare dalla polemica innescata dal tentativo di precettazione dei lavoratori del settore dei trasporti da parte del ministro Lupi, tentativo che poi, grazie anche a una mediazione di Renzi, diciamo che è fallito e si è ritornati appunto a uno sciopero normale, ma in serata, ancora testimonianza di una situazione comunque molto tesa, il ministro Lupi, che appunto aveva pensato a questo provvedimento, twittava alla leader della CGIL: cara Camusso, impara a rispettare le regole, facendo finire lo sciopero alle 4 ho tutelato i pendolari che nonostante voi vanno a lavorare. Vediamo il servizio. Alla fine è il sindacato a vincere il braccio di ferro con il governo. A poche ore dal via dello sciopero generale indetto da CGIL e UIL, la CISL invece si è sfilata da tempo. L'esecutivo ha deciso di fare marcia indietro sulla precettazione dei ferrovieri. Una precettazione motivata dal ministro dei trasporti con la vicinanza di un altro sciopero già proclamato nel settore ferroviario per sabato e domenica, che avrebbe, secondo Lupi, paralizzato il settore per 3 giorni consecutivi, creando un grave pregiudizio per gli utenti del servizio pubblico. Dopo le vibranti proteste dei sindacati, di atto unilaterale gravissimo aveva parlato la numero uno della CGIL Susanna Camusso, cui in serata, dopo la revoca della precettazione, ha risposto duramente lo stesso Lupi, respingendo le accuse e i toni insolitamente bassi tenuti dal premier Renzi da Ankara. Alla fine l'esecutivo ha deciso di fare dietro front. In cambio i ferrovieri hanno accettato di accorciare di un'ora lo sciopero di domani, terminerà alle 16 invece che alle 17, e di salvare la fascia serale del sabato, posticipando l'inizio della successiva astensione dal lavoro dalle 21 alla mezzanotte notte di domenica. Avevamo ragione noi, è un primo segnale di ravvedimento del governo, speriamo sia di buon auspicio, hanno affermato in una nota congiunta Susanna Camusso e il segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo. La prima sarà in piazza a Torino e il secondo a Roma, il leader della FIOM Maurizio Landini a Genova. Ma saranno oltre 50 le manifestazioni in tutta Italia ad incrociare le braccia per protestare contro il Jobs Act e la legge di stabilità, tutti i lavoratori pubblici e privati di ogni settore produttivo. Ma se appunto lo sciopero è contro la riforma del lavoro firmata dal governo Renzi, è proprio l'aver fatto una serie di riforme, o comunque almeno averle annunciate, che ci ha salvato da una procedura di infrazione da parte dell'Europa. Lo ha detto lo stesso Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, in una intervista che ha rilasciato a diversi quotidiani europei e che domani potrete leggere in Italia su Avvenire. Juncker l'ha proprio detto: se c'è qualcuno che non si può davvero lamentare è l'Italia. Meritavate, ha detto, la procedura di infrazione per debito eccessivo. Quindi vuol dire che insomma il nostro paese è ancora pesantemente sotto giudizio, anche se poi si deciderà a marzo che cosa succederà. E di giudizi, ma anche di pregiudizi sull'Italia, in particolare in relazione con la Germania, ha parlato oggi nuovamente il Presidente della Repubblica Napolitano, che era a Torino per quello che forse è il suo ultimo viaggio fuori Roma. I rapporti tra Italia e Germania, il pericolo di immeschinimento nel clima tra i due paesi, l'euro e il rischio di deriva populista. Napolitano oggi a Torino ha partecipato al vertice italo-tedesco e al Teatro Regio nel centro della città. Arriva intorno alle 18, insieme a lui c'è il presidente tedesco Gauck, i due si stringono la mano. Nel suo intervento il presidente della Repubblica si commuove spesso, ma usa ancora una volta parole forti. Dopo l'affondo di ieri contro l'antipolitica e la polemica con Grillo, oggi torna su questo tema. Alla vigilia di queste elezioni, io e lei, presidente Gauck, come ricorderà, lanciamo un appello insieme al presidente polacco Komorowski per mettere i cittadini dell'Unione in guardia contro le derive del populismo e di un anti-europeismo che ha trovato fertile humus in una crisi economica difficilissima da gestire. Il suo
intervento però è dedicato soprattutto al rapporto tra il nostro paese e la Germania e non mancano i richiami alle polemiche tra il governo tedesco e quello italiano sulle riforme e sul risanamento dei conti pubblici. Dobbiamo superare i reciproci dissensi, avverte il capo dello Stato. La Germania non si sente egemone ma è obbligata a chiedere il rispetto delle regole, replica il presidente tedesco. Napolitano ribadisce l'importanza della solidarietà come pilastro dell'Unione Europea e chiede di abbandonare diffidenze reciproche. E come anticipava il servizio, appunto, Napolitano oggi è stato nuovamente oggetto di pesanti critiche da parte del Movimento 5 Stelle, sia per le cose dette ieri, sia per la situazione molto tesa in aula alla Camera, perché c'è stato un tentativo di far passare una legge sul conflitto di interessi che però è fallito. Il PD si è giustificato dicendo che la legge che era stata presentata così com'era di fatto era incompleta e quindi inutile. Il Movimento 5 Stelle la pensa diversamente. E questo è quello che è successo in aula. A far salire la tensione alla Camera è ancora una volta il tentativo di varare una legge sul conflitto di interesse, subito naufragato. E i 5 Stelle insorgono perché dicono e la conferma che il patto del Nazareno non riguarda solo le riforme costituzionali e gridano in aula: mafiosi, in tribunale dovete finire, anche perché in mattinata l'aria è già tesa. Si discute della relazione sulla lotta alla criminalità, ancora una volta protagonisti grillini che attaccano il PD su mafia capitale. Carlo Sibilia, del direttorio voluto da Grillo, dice: in quest'aula siamo circondati da mafiosi. Il presidente di turno, il 5 Stelle Di Maio, fatica a tenere l'ordine. Infatti Di Battista incalza: ci siamo noi, vi garantiamo l'anonimato, diteci chi ruba. Anche Di Stefano fa riferimento ai mafiosi. Così Di Maio lo espelle dall'aula. Ma evidentemente il provvedimento non basta al PD, che definisce inaccettabili gli attacchi dei grillini e accusa il presidente di turno di consentire comportamenti inaccettabili. Tutto ciò in aula, mentre fuori Beppe Grillo, via Twitter, replica al capo dello Stato e al suo monito contro l'antipolitica eversiva e scrive: pago le tasse, non rubo, denuncio, caro Napolitano, sono un eversore. Mi viene spontanea una domanda, Napolitano, ma mentre la Repubblica affondava nel fango, lei dov'era? Su Marte? Dopo le batoste elettorali, Grillo torna in scena con la sua specialità, insultare Napolitano, ma non aveva detto che era un po' stanchino? Difende il capo dello Stato, il capogruppo PD alla Camera, Roberto Speranza. E a proposito del Partito Democratico, si può davvero dire che volino stracci all'interno del partito. È stata un'altra giornata tesissima, la minoranza Dem contro i renziani si è conclusa questa sera con un altro tweet, questa volta di Deborah Serracchiani, che scrive: eccoli di nuovo in azione, la premiata ditta D'Alema, Bindi all'opera, ma non riusciranno a fermare il PD e le riforme. Ancora tu, questo l'hashtag per dire che appunto si va avanti. Adesso nel PD volano minacce, lo dice Massimo D'Alema, ma lui di minacce se ne intende, gli manda a dire Matteo Richetti, a proposito delle parole del sottosegretario Delrio. Afferma Delrio: se la minoranza del partito vuole andare a votare, lo dica chiaro e tondo, noi vogliamo arrivare fino al 2018. Affermazione che scatena il finimondo in un partito lacerato dalle divisioni e dai sospetti. Ecco la replica al veleno di Massimo D'Alema. È stupefacente che una persona ragionevole come Delrio, nel giorno dei dati negativi sulla produzione industriale, non trovi niente di meglio che minacciare i parlamentari. Minacciare i parlamentari. E Vannino Chiti, altro esponente della minoranza, ricorda come sia strano che Delrio accusi la dissidenza interna di volere le elezioni, visto che sinora a invocare il voto sono stati solo esponenti di provata fede renziana. I toni sono questi, ma c'è l'intero percorso delle riforme a serio rischio e il principale ostacolo sembra a questo punto la fronda interna a cui vanno imputate insieme a Sinistra e Libertà gli emendamenti che eliminano i 5 senatori a vita. Rimedieremo in aula, fa sapere Matteo Renzi, ma il problema potrebbe porsi molto più seriamente in occasione del voto sul Quirinale. E se Graziano Delrio pone una questione di fedeltà politica, gli incidenti parlamentari possono capitare, ma qui c'è un accordo e questa è vecchia politica, D'Alema solleva un problema di sostanza, perché ogni parlamentare ha il diritto dovere di migliorare i testi mal congegnati. Testi mal congegnati. Si riparte da qui nel duello interno, duello che troverà il suo campo di battaglia domenica prossima a Roma, Assemblea Nazionale, la più difficile del PD nell'era Renzi.
E sicuramente a metterci il carico da 11 è l'inchiesta su Mafia Capitale. Il PD romano va rivoltato come un calzino, come si dice, ci sta pensando il presidente del Partito Democratico Matteo Orfini, che oggi ha detto ci vorranno almeno 2 mesi. E dal punto di vista delle indagini, oggi la cronaca fa registrare altri 2 arresti, mentre il procuratore capo di Roma Pignatone ha detto che comunque altri provvedimenti sono in arrivo. A questa grande operazione ne seguiranno altre, così il capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, davanti alla Commissione Antimafia, fa intendere che Mafia Capitale è solo la punta dell'iceberg. Non c'è un'unica organizzazione, ma una rete di gruppi che controlla Roma, dice il procuratore capo. Davanti alla Commissione Antimafia, Pignatone sottolinea del clan Carminati Buzzi la capacità di ricorrere alla violenza per il raggiungimento dei propri fini illeciti e come un'organizzazione mafiosa avevano in dotazione armi finora non trovate, ha detto il magistrato. Violenza e mazzette per accaparrarsi gli appalti migliori, anche grazie ad accordi con le 'ndrine calabresi, come dimostrerebbero gli ultimi 2 arresti per associazione mafiosa. Rocco Rotolo e Salvatore Ruggero rappresenterebbero il legame tra le cosche e le cooperative di Salvatore Buzzi, che in Calabria si occupavano di assistenza ai migranti. In cambio, l'andrangheta sarebbe entrata nell'appalto per la pulizia del mercato romano dell'Esquilino. Oggi la Guardia di Finanza ha sequestrato 2 cooperative controllate da Buzzi, la 29 giugno Servizi e la Formula Sociale, un giro d'affari di 15 milioni di euro, e lo stesso procuratore Pignatone ha annunciato la sospensione della gara per 25 milioni dell'ATER, l'azienda territoriale per l'edilizia della Regione Lazio, perché si profilava un affidamento alle società di Buzzi. Il potente uomo delle COP era stato ricevuto anche dal prefetto Pecoraro, non sapevo neanche chi fosse, mi ha chiamato Gianni Letta dicendomi di riceverlo. Anche Luca Odeven, arrestato, ha detto il prefetto davanti all'antimafia, è sempre stato vicino alle istituzioni. Per il comune di Roma mi auguro, ha concluso, che non si arrivi allo scioglimento per mafia. E ancora cronaca, ma questa volta andiamo a Ragusa per seguire la vicenda di Veronica Pannarello. C'è stato un altro interrogatorio, la donna continua a negare ogni addebito. Veronica Pannarello non ha confessato, ha risposto alle domande del giudice e del pubblico ministero, ma per continuare a ribadire la sua versione. La domanda risulta dai filmati che lei non ha accompagnato suo figlio a scuola. Cosa ha risposto? Ha risposto che ha accompagnato il figlio a scuola e che è stata vista dal vigile urbano che si trovava di servizio, indicando anche il sesso dell'ufficiale della polizia giudiziaria. I magistrati invece sostengono che lei non abbia mai accompagnato il figlio a scuola. Veronica non ha ceduto neppure davanti ai fotogrammi delle immagini registrate dalle telecamere, quelle che secondo i magistrati dimostrerebbero che Loris a scuola non è mai arrivato, che sarebbe rimasto a casa dove la donna lo avrebbe ucciso dopo aver accompagnato l'altro figlio all'asilo. Il GIP ora avrà tempo fino a domani sera per convalidare il fermo. Per il legale della donna non c'è pericolo di fuga. All'udienza non ha partecipato il sostituto procuratore di Ragusa, Petralia, è rimasto tutto il giorno in procura. Le indagini non sono finite, ci ha detto, non possiamo escludere ulteriori scenari. Bisogna verificare che in questa storia non sia coinvolto qualcun altro, qualcuno che magari sapeva dell'omicidio e non ha detto nulla. Gli investigatori stanno esaminando anche auto e computer di Orazio Fidone, il cacciatore finito nell'inchiesta dopo aver ritrovato il corpo di Loris vicino al vecchio mulino. E poi devono ancora iniziare gli esami della scientifica sull'auto di Veronica Pannarello, quella su cui la donna avrebbe caricato il corpo del figlio dopo averlo ucciso. Si dovranno cercare eventuali tracce ematiche e biologiche del bambino nel bagagliaio, ma anche tracce compatibili con il terriccio della strada del vecchio mulino. Negli Stati Uniti continuano le polemiche legate alla diffusione di un rapporto che racconta come la CIA abbia utilizzato metodi, diciamo così, poco ortodossi, torture di fatto nei confronti dei prigionieri dopo l'11 di settembre. Ma oggi, per la prima volta, lo stesso direttore dell'agenzia di intelligence, John Brennan, ha ammesso che durante gli interrogatori sono stati usati metodi ripugnanti, così ha detto, e che nessuno degli agenti responsabili è stato chiamato a rispondere dei propri errori. Ma, ha aggiunto Brennan, dopo l'11 di settembre temevamo di essere colpiti ancora da un nemico che non riuscivamo a vedere e non c'erano risposte facili. E adesso invece ci occupiamo di sport, ma per noi ne parla Paolo.
Edoardo Soldati. Sì Flavia, eccoci qua. Dunque cominciamo subito a dire che era una serata dedicata all'Europa League per il calcio italiano. L'Inter ha pareggiato 0-0 in Azerbaijan col Karabakh, il Torino ha vinto di goleada 5-1 con il Copenaghen, il Napoli ha battuto lo Slovan Bratislava per 3-0, mentre la Fiorentina ha perso in casa con la Dinamo Minsk 2-1, un risultato che però non rovina la serata del calcio italiano, perché ci sono 6 squadre in totale che passano al prossimo turno fra Champions e Europa League. Era una presenza così massiccia, mancava dal 2008-2009, quindi la Juventus in Champions, Torino, Napoli, Fiorentina, Inter in Europa League, insieme con la Roma che è scesa dalla Champions e che deve scacciare via una crisi preoccupante e pericolosa proprio alla vigilia dell'incontro delicato di campionato contro il Genoa, terzo in classifica. Aspirava ad entrare tra le magnifiche 16 della Champions e invece adesso la Roma non è nemmeno testa di serie nel sorteggio dell'Europa League. È finita nella mediocrità la squadra di Garcia dopo aver illuso soprattutto se stessa con una partenza in Coppa che prometteva ben altri sviluppi. 4 punti nelle prime 2 partite con CSKA e City in Inghilterra, poi l'avvitamento mortifero in una striscia deprimente, un solo punto nelle restanti 4 gare con l'aggravante dell'umiliazione con il Bayern Monaco. Una frenata lunghissima che ha portato all'epilogo tra occasioni sciupate e dubbi preoccupanti. Un'involuzione conclamata in Europa, i cui sintomi erano apparsi anche in campionato, dove però la Roma è riuscita a mascherare i suoi affanni. È apparsa evidente da diverse settimane la condizione fisica approssimativa del gruppo, con una squadra in calo durante lo sviluppo delle partite. Il gioco brillante è diventato la prerogativa di Garcia e ormai un pallido ricordo. Lo ha ammesso oggi anche il portiere De Santis, consapevole che bisogna ritrovare la continuità di rendimento. Nell'orizzonte nero si cercano i colpevoli, ma sarebbe un errore accanirsi con i singoli, anche se alcuni calciatori hanno dimostrato di essere inadeguati a certi livelli. Facile, troppo facile per alcuni, prendersela con Totti, invocando per il capitano al momento della resa. Totti era in panchina solo pochi giorni prima nella sfida al Sassuolo e sappiamo la fatica enorme dei compagni per pareggiare. Il tecnico ha detto che deve cancellare la delusione dalla testa dei suoi. Vero, ma lo stesso Garcia aveva esagerato confondendo l'autostima con la presunzione pagata cara. Domenica c'è il sorprendente Genoa terzo, subito un test severo per lo scudetto. E in proposito gode con lo sfrutto al popolo juventino, che prende di mira Nainggolan, sempre attivo sul web e oggi silenzioso. Fino alla replica poco elegante ma pragmatica come il suo stile in campo. E allora noi parliamo di Formula 1 perché parliamo di Fernando Alonso, l'ex pilota della Ferrari, che oggi è stato presentato dal suo nuovo team, la McLaren, che dalla prossima stagione sarà equipaggiata con i motori Honda, lo stesso binomio che sussisteva quando a correre c'era il mitico Ayrton Senna. Un Fernando Alonso che non dimentica però di parlare anche della Ferrari. È tornato alla McLaren, la scuderia che ha visto i trionfi del suo idolo Ayrton Senna. Nel primo giorno da pilota delle ex Frecce d'Argento, Fernando Alonso evoca l'indimenticato campione brasiliano, assicurando che darà il massimo per ricreare la leggenda del team inglese, nuovamente motorizzato Honda. E questa la nuova sfida del barbuto 33enne spagnolo, che nel 2007 aveva lasciato Woking per i burrascosi rapporti con l'allora compagno di squadra Lewis Hamilton, pupillo del potente boss Ron Dennis. Adesso si apre un altro capitolo della sua carriera, ma il 2 volte iridato non dimentica la quinquennale esperienza alla guida della Ferrari, chiusa purtroppo senza il lieto fine. Una squadra molto molto speciale, ma penso per il progetto futuro non mi dava molte garanzie in quanto a competitività e adesso sono felice di essere qua e cercare di vincere il campionato. Alonso avrebbe firmato un biennale da 32 milioni con opzione sul terzo anno, ma nel contratto ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di andare via già alla fine del 2015, se le prestazioni della monoposto non saranno all'altezza del progetto sbandierato da McLaren e Honda. Al fianco dell'asturiano ci sarà Jenson Button. Il campione del mondo 2009 è rimasto al suo posto, nonostante la forte concorrenza del giovane danese Kevin Magnussen, retrocesso a terzo pilota e collaudatore. Per Alonso è la prima vittoria, visto che più volte aveva sponsorizzato la conferma dell'inglese. È tutto, a te la parola Flavia.
Bene, e allora io non posso far altro che salutarvi, augurarvi la buonanotte, ricordarvi che domani mattina alle 7:30 c'è il prossimo telegiornale, adesso è 12:33 ed è davvero tutto.